Allora, oggi faccio questo video perché voglio parlarti di quello che è il camper che va a GPL. Ora, io ho visto diversi video parlare di questa tipologia di camper e sembra che tutti quanti abbiano letto i commenti negativi da un forum e poi però abbiano comunque sia fatto copia e incolla di quell'opinione. Cioè, sembra che tutte le opinioni vengano dalla stessa identica fonte. E se è vero che alcune cose sono comunque sia giuste di quello che viene detto, però nessuna di queste persone lo vive questo camper. Di fatto loro non hanno questo camper. Io invece però questo camper ce l'ho. E visto che una mia amica ha intenzione di comprare questo camper, beh, non proprio questo, però una tipologia simile, d'accordo? E mi ha chiesto di fare un video, parliamo dei camper a benzina GPL. Allora, togliendoci subito il sasso dalla scarpa, questa tipologia di camper vintage, tra virgolette, risalgono agli anni, fine degli anni 80, inizio degli anni 90, quindi la maggior parte di questi camper orbitano intorno comunque sia a questa data. Generalmente i più famosi sono il Ford benzina GPL e poi c'è anche quello del Fiat benzina GPL. Entrambi hanno dei pro, altri dei contro, però hanno delle cose che bene o male sono comuni per entrambi. La prima di tutte è che si tratta di motori che non hanno coppia, quindi questi motori non hanno potenza. Su questo mettiti l'anima in pace, questi mezzi non sono fatti per correre, ok? Attenzione, non sono fatti per correre non vuol dire che sono dei lumache, ti puoi aspettare una velocità di crociera tra i 90 e i 100 all'ora, va bene? Che comunque sia per un camper vanno più che bene, io non mi arrischierei ad andare più in là, tenendo anche conto che parliamo di camper a pieno carico che sono un 2700, un 2 tonnellate 700 kg ed con il gancio per montare i motorini dietro arriviamo anche a 3100, sono mezzi troppo pesanti in virtù di un motore che è un 1900 per il Transit, per Ford, scusami, e un 2000, se non ricordo male, per il Ducato, per il Fiat. Ora, in linea generale, ti portano dovunque, ma discorso della salita, diciamo che tu sei in autostrada, trovi una salita lieve che si mantiene nel tempo, già solamente quello ti farà perdere potenza, ok? Quindi sei in quinta, andrai in quarta, andrai in terza, se sei fortunato rimani in terza e se la salita non è troppo lunga poi riprendi, ok? Però veramente basta una salita lieve che venga mantenuta per molto tempo e il camper perde potenza. Questa è una realtà. Così come un'altra realtà è che se ci vuoi andare in montagna, questo camper comunque sia 20-30 all'ora, la velocità è quella, va bene? E questo vuol dire che andrai in prima e in seconda. E questo vuol dire anche che devi imparare a guidare con le ridotte. E non sono in tante a saper guidare con le ridotte perché è una tipologia di guida che oggi non si usa più. Ok? Che cosa vuol dire guidare con le ridotte? Devi andare magari in seconda, ma non devi schiacciare il pedale fino a fare il motore a pieno giro. Devi tenere anche seconda un mezzo pedale in modo che i giri non siano a sfondare il motore, a surriscaldarlo. Se parte questo presupposto, il motore non ti dà problemi e sicuramente non ti dà problemi di surriscaldamento. Ecco, questo è un altro problema che in tanti dicono. Questo motore tende a surriscaldarsi. No, questo motore, se tu fai la manutenzione ordinaria, non si risurriscalda. Ok? A me non è mai successo. Certo, ci devi mettere l'acqua giusta, il radiatore deve essere a posto, ma hai dato un problema di surriscaldamento. Che poi sia io che mi sia fermato per far passare le persone, e che sia io che avevo bisogno di una pausa perché non ha il condizionatore d'estate, quindi ti uccide, ok? D'estate ti uccide, va bene? Quello è un altro discorso. Però comunque sia, il problema non è quello. Altro discorso un po' da confutare, questi mezzi tendono a rompersi. No, questi mezzi è esattamente il contrario, questi mezzi non si rompono, ok? Se tu lo tratti come devi, questo mezzo non è fatto per rompersi perché è un Ford. E il Ford di quegli anni viene da una tradizione di costruzione di carri armati, molte delle soluzioni che ha trovato nei carri armati se le hai portati nella costruzione di questi mezzi.
la differenza si vede perché poi questi mezzi, cellula a parte, beh, sono stati usati per lavoro, ok? Quindi parliamo di un mezzo che a 500.000 km ancora va. Cioè, non questo, però sono mezzi tarati per 500.000 km. Quando se prendi un camper nuovo, lo paghi 80.000 euro, il motore arriva a 150, 200, poi guasti a catena e capisci che devi cambiarlo, ok? Quindi se trovi questo camper con un motore anche a 200.000 km, paradossalmente può valer la pena prenderlo, ok? Il discorso del Fiat è un po' diverso. Tendenzialmente, ma non è una regola scritta, il motore del Fiat dura un po' meno. Questo non tanto perché la meccanica del Fiat faccia più schifo rispetto a quella del Ford. Le soluzioni che sono state trovate a livello di meccanica, bene o male, sono quelle. Posizione della bombola, eccetera, eccetera. La differenza sta nel metallo con cui è stato costruito il motore. Perché la Ford utilizzava un acciaio che aveva una quantità superiore, ok? Quindi un acciaio più duro. Mentre invece l'acciaio del Fiat è un acciaio più morbido. Ora non so quali sono le percentuali esatte, però tendenzialmente da tante persone con cui ho parlato, il Fiat di quegli anni tende ad arrivare sui 300.000 km, che comunque sia rispetto ai motori di oggi va bene, parliamoci chiaro. C'è da dire che i pezzi del motore Fiat si trovano più facilmente rispetto ai pezzi del motore Ford. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Se tu hai il pallino di avere tutto quanto originale e funzionale, i pezzi del Ford costano, specialmente quelli originali. Faccio un esempio stupido: la levetta per accendere le luci, i fari. L'ho trovata originale perché questa non funziona. Questa levetta aveva il problema che si ossidava, i collegamenti, infatti sono ossidati. Trovata originale, 500 euro. 500 euro, 500 la levetta per accendere le luci, ok? Chiaramente col cazzo che gli do 500 euro, derivazione 20 euro di interruttore, fatto, risolto. Quindi i pezzi sono difficili trovarli per il Ford, sì, costano tanto se li trovi, sì, ma è anche vero che se sei un attimino alla mano e trovi un meccanico abituato ai motori meccanici, un attimino sgamato, ci sono tante soluzioni che si possono fare riadattando a pezzi di altri mezzi, ok? A un costo ben molto contenuto. A me di avere tutto originale non mi interessava e soprattutto io non ti do 500 euro per una levetta per accendere le luci. Mortacci tuoi. Per il Ducato è molto più facile trovare i pezzi, anche perché è più comune, e tendenzialmente, essendo più facile trovarli, costano di meno. E seconda cosa, ti ho già parlato che non ha coppia, con una potenza. Entrambi i camper sono piccoli. Parliamo di un 560 qualcosa. Non esattamente un camper per famiglie. Per una coppia, sì. Anche per un bambino se c'è dietro alla fine, però se c'è una famiglia numerosa, no. La qualità delle cellule sono conforme a quelle di quegli anni. Il Ducato e il Ford, bene o male, vanno nella stessa direzione. Non ci sono tante differenze. Altro discorso molto importante se tu prendi questo camper. La derivazione GPL benzina è manuale, perché erano i primi esperimenti con i motori quegli anni, ok? Infatti anche le macchine di quegli anni avevano questa cosa. Se tu vuoi passare da GPL a benzina o da benzina a GPL, lo devi fare manualmente. Cosa vuol dire? C'è un pulsante che ti indica quanto è piena la bombola. Se tu magari sei a benzina, devi premere quel pulsante. Viene spenta la pompa a benzina, il motore continua ad andare a consumare la benzina che è rimasta nel serbatoio. Quando senti che sta finendo il carburante, devi riaccendere quello stesso identico pulsante che ti manderà la pompa del polmone del GPL. E se non l'hai mai fatto, vale anche il contrario. Se non l'hai mai fatto, visto che questa cosa la dovresti fare con il motore in moto, ci devi un attimo prendere la mano e ti conviene farlo a mezzo fermo. Una volta che ci prendi l'orecchio, ci prendi la mano, è abbastanza semplice. Però qual è un altro discorso? Che questi motori dovrebbero andare spenti, accesi a benzina. Perché se magari è freddo, come può essere in inverno, e magari lo è spento a GPL, il GPL congela. Essendo un gas, tende a raffreddarsi molto facilmente, ok? A congelarsi. Ed è chiaro che se ti si congela il GPL, tu c'hai la GPL, non lo accendi, ma è sicuramente meglio del diesel, perché se tu non ci metti il solvente e ti si congela il diesel, cazzo che lo riaccendi.
Mentre invece qua la Ford a livello di intelligenza cosa ha fatto? Ha messo dentro il vanomotore una derivazione manuale che tu puoi tirare una leva e puoi an far andare a livello forzato la benzina direttamente al motore, senza bisogno che il motore sia acceso. Quindi lo vai, apri il cofano, tira la leva, entri dentro la cabina, lo accendi direttamente a benzina, anche se è stato impostato a gas. Mentre invece se vai a diesel, no. Se ti sei dimenticato per qualche motivo di mettere i componenti per le basse temperature nel diesel, quello è congelato, non ti si accende. Ok. Questo vuole anche dire che, in teoria, se tu riesci ad accenderlo, ok, anche a GPL, vedrai che darai gas e il motore ti si affogherà. Perché comunque sia nella combustione del GPL, eccetera, eccetera, nel mandarlo il gas tende a raffreddare. Quindi d'inverno, in linea generale, spengi a benzina, accendi in benzina. In tanti dicono devi farlo anche d'estate, devi farlo sempre, no. Io lo accendo tranquillamente anche d'estate e anche d'autunno a GPL, non ho problemi. Tenendo conto magari questo, ecco, diciamo che ti si scarica la batteria. Accendere, per qualsiasi motivo, accendere il camper a GPL consuma e chiede più energia alla batteria. Quindi, se magari hai uno starter da 2000, 3000, starter da 3000, perché comunque sia deve avere più potenza, più energia da poter dare l'accensione. In realtà è poca cosa, parliamoci chiaro. Parlando di batterie, allora, vale per entrambi, sia per il Fiat sia per il Ford. In quegli anni c'era il collegamento diretto, quindi la batteria servizi, scusa, la batteria motore andava a caricare la batteria servizi, ma non c'era niente che calcolasse quando doveva staccare l'erogazione della batteria. Ovvio che succede che quando la batteria servizi è piena e tu vai in giro con il camper, la batteria motore continua a dare energia. A fornire energia alla batteria servizi, rovinandola. Se lo devi comprare adesso, quasi tutti, meno che non trovi un deficiente, hanno messo un DC-DC o hanno messo una derivazione manuale che ti permette di staccare la batteria servizi dalla batteria motore quando la batteria servizi è piena. Quindi il discorso è autorisolto. Se non ce lo trovi, però ce lo devi mettere. Tra l'altro, ti conviene installare anche a 20 euro un battery monitor di quelli Bluetooth, in modo che sai quando è piena e sai ovviamente quando staccarla. Io l'ho fatto, io ho due battery monitor Bluetooth, uno nella batteria servizi e uno nella batteria del pannello solare, per sapere quando sono piene. Sono Bluetooth, comprati a 20 euro tranquillamente, fanno il loro lavoro, mi indicano quando va sotto una certa soglia, e poi ovviamente per le batterie il discorso è un discorso a parte, però questa è una cosa importante da sapere. Che altro c'è da dire su questo camper? La revisione della bombola e la revisione del motore sono due cose separate. Quindi, la revisione della bombola all'incirca parliamo di 7 anni, 8 anni, la revisione del motore è la stessa, una volta ogni 2 anni, ma se succede che non hai la revisione della bombola e vai a fare la revisione del motore, del mezzo, non te la fanno passare. Tu devi avere la bombola funzionante. La bombola adesso costa sui 1000 euro, d'accordo, ma è una spesa che puoi fare. Parlando di spesa, io ho cercato questo camper. Per me era importante la durabilità. Era importante che mi portasse dove andavo, non mi importava la velocità. Sono stra soddisfatto di questo mio acquisto, ma io so guidare con le ridotte, per me non è un problema correre, eccetera, eccetera. Certo, quando vai in montagna e fai la fila serpentone dietro con la gente che ti bestemmia in tutte le lingue, ci devi stare, perché comunque si hanno anche ragione, ma tu più di tanto non puoi fare. D'accordo? I consumi. Ecco, qui è un discorso molto importante perché, ad esempio, sui forum, questo camper ti consuma esattamente come se andasse a benzina, anche se vai GPL. No, ma manco per un cazzo. Ma proprio sei lontano anni luce. C'è un risparmio ed è un risparmio enorme, enorme. Ok? Come ti dicevo prima, io ho comprato questo mezzo quando, comunque sia, già annusavo che le cose non sarebbero andate molto bene. C'era già. Non mi convinceva la situazione. Ora, ho avuto ragione, d'accordo. E in confronto a quanto costa il diesel oggi e quanto costa la benzina oggi,
Orco zio, se risparmi, risparmi è tanto. Io da Roma a Foligno, con un pieno da 20 euro, ci arrivo. Non mi basterebbe il doppio a diesel. A benzina, siamo lì. Sentivo di una signora che è andata a Capo Nord con un diesel 2005, e solo di diesel ha speso sugli 800 euro. Casello a parte. Chiaro che se prendi il camper 2 volte all'anno per le vacanze e te ne sbatte un cazzo, va bene, nel senso, fai i tuoi. Se ci vuoi girare tanto, no, anche perché questo è un mezzo e letteralmente un muro contro il vento, ok? E quindi quello gli fa tanto. Parliamo a diesel di un consumo di 10 km con 1 litro, 11. E il benzina siamo lì, non è che siamo tanto differenti. Io qua con un pieno di benzina mi va sui 160 euro per riempirlo. E se ci vado in vacanza, beh, li consumo. Mi sono fatto Castelluccio, che poi sto facendo i video in questi giorni, non mi sarebbe bastato un pieno, mentre invece mi sono bastati 2 pieni di GPL. C'è un grande risparmio. Che altro c'è da dire? La qualità delle cellule è uguale, mi sembra che ve l'ho già detto. Sicuramente devi controllare i freni. I freni vanno controllati nel momento in cui lo prendi. Perché il problema di questi mezzi erano i freni. Hanno una frenata lunga, motivo per cui torniamo all'inizio. Oltre 100, se sei una persona che non è completamente folle, non ci vai. Ok? Perché se devi inchiodare, questo non si ferma, questo va. Tornando al discorso dei freni, scusa. Vanno subito fatti controllare i freni perché il punto debole di questi mezzi era l'impianto frenante. Non che non funzionasse, però quasi totalmente meccanico, fatti di un metallo che tende ad arrugginirsi molto facilmente. Se non li hai mai cambiati, e generalmente sono poche le persone che lo cambiano, falli controllare subito perché vedrai che sicuramente una o due ganasce devi cambiare. Spesa tranquilla, nel senso che con 200 euro lo fai tranquillamente, d'accordo, però fallo perché nella frenata cambia tanto. Ti potrei consigliare di mettere degli ammortizzatori ad aria nella parte posteriore, costano relativamente poco. Perché quando prendi le buche le senti, mamma mia se ne senti, ammortizzatore uguale zero, non ha ammortizzatori. E per il resto, questo è quanto. Alcune delle cose che dicono sono vere, se cerchi potenza e velocità questo camper non ti darà, ma secondo me compensa abbondantemente con durabilità e affidabilità. Di fatto a me questo camper non si è mai fermato, o meglio no, si è fermato una volta, ma per il motivo delle batterie, mi si era scaricata la batteria, non capivo perché, e qual è il problema di far scaricare la batteria ai servizi? Che quando va giù quella servizi, te porta via pure quella motore. Se si scarica una, si muore anche l'altra. Va bene? Non avevo lo starter, fantastico. Chiamo il soccorso stradale, cioè basta che me la fai accendere, non è un problema. E tanto bene non si rompe anche la levetta per aprire il cofano. Quando Dio ti guarda e ti manda a fare in culo, lo fa con gioia. Vabbè, questo excursus a parte, questo è quanto. Se ti è piaciuto, manda un like. A me fa molto piacere. Iscriviti, mi farebbe molto piacere. E seguimi. E Beatrice, se vuoi comprare questo tipo di mezzo, questo è quanto. Questo è quello che devi sapere.